Mitra, sempre vincitore. Publio Acillo Pisoniano, pater patratus, il quale questa cripta, dalla violenza del fuoco distrutta, acquistata l'area dalla municipalità di Milano, a proprie spese restaurò. Deo sol invicto Mitre, Publius Acilius Pisonianus pater, patratus qui, ox peleum vilignis subsumptum, comparata area, a Repubblica Mediolanensium, pecunia sua, destituit. Ci troviamo nel Civico Museo Archeologico di Milano, dove l'epigrafe, databile al II secolo d.C., è stata trasferita nel 2022 dal Castello Sforzesco. L'intitolazione Deo Soli Invicto Mitre è riferita a Mitra, al cui culto si accenna due volte nel testo. Il Pater Patratus era infatti la figura sacerdotale maggiore del culto, mentre lo Speleum è la struttura ipogea richiesta dal culto stesso. Publius Acilius Pisonianus era il gran sacerdote del culto di Mitra, che provvide al rifacimento di un luogo di culto, precedentemente distrutto da un incendio, completamente a proprie spese. Questa cripta doveva essere, secondo fonti del tempo, con finalità d'uso riservate soltanto agli adepti. Del dio Mitra, divinità di origine persiana le cui prime tracce risalgono al 1300 a.C., ma probabilmente molto anteriore, è uno dei culti orientali che, tramite il mondo ellenico, si diffusero a Roma alla fine del I secolo d.C. Il mitraismo occidentale si è formato da una lunga e complessa evoluzione dell'antico culto iranico e, come molti altri culti di origine orientale, anch'esso aveva le caratteristiche della religione iniziatica e segreta. Questo è uno dei motivi per cui i santuari, i mitrei, furono sempre ricavati in ambienti sotterranei. Come in tutti i misteri, anche quello mitraico si è ammesso attraverso un'iniziazione segreta preceduta dal giuramento di non rivelare il rito. L'ingresso era riservato ai soli uomini e l'iniziato poteva gradualmente accedere ai 7 gradi della gerarchia: corvo, ninfo, soldato, leone, persiano, corriere del sole e padre, attraverso prove e cerimonie delle quali sappiamo molto poco. Il loro carattere doveva essere però essenzialmente simbolico, ed incruento come del resto lo stesso sacrificio del topo, punto centrale della liturgia mitraica, impossibile da eseguire nella maggior parte dei mitrei a causa delle piccole dimensioni dei loro.